Amici di Radio Antena 3, tra poco saremo in diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale appunto di Radio Antena 3 per raccontarvi dal vivo tutto l'evento Pesaro nel cuore. Ci sarà l'accensione delle luminarie, verrà inaugurata così il periodo natalizio che va appunto da oggi 24 novembre fino al 6 gennaio con tantissime iniziative, una piazza aggremita di gente già che sta attendendo e aspettando il momento clou di questo pomeriggio. Ricordiamo Pesaro nel cuore, Natale in centro. Fa parte tra le altre cose del brand Il Natale che non ti aspetti, che appunto raccoglie tutte le più belle manifestazioni che riguardano appunto il Natale all'interno non solo di Pesaro ma anche di tutta la provincia. Quindi un evento tutto da vivere in diretta su Radio Antena 3, tra poco a partire dalle ore 18, video diretta appunto sulla nostra pagina Facebook.
Thank you.
Pesaro nel cuore, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, viene inaugurato questo quarto evento, siamo arrivati già al quarto evento. Dicevi in conferenza stampa che Pesaro nel cuore è stato un po' il crocevia di tante iniziative che poi si sono susseguite. È un simbolo del cambiamento in atto nella città, una città più viva, più attrattiva, più competitiva di conseguenza e anche più bella, credo, e più sicura. E molto è partito grazie a questa piazza, facendo diventare il Natale insieme a Candela Candelaria uno dei momenti più attrattivi della nostra città. Siamo molto contenti perché ogni anno riusciamo a stupire, a creare tante emozioni e a dare un'immagine molto bella della nostra città, quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Anche questo Natale sarà uno dei momenti nei quali Pesaro sarà più frequentata da tante persone del territorio e da tantissimi turisti. Una città più viva e anche una città più sicura. Questa è la sfida che abbiamo. Io non credo che una città morta sia più sicura, una città dove le persone si incontrano, fanno musica, fanno cultura, si divertono, mangiano e bevono insieme, è una città secondo me anche più sicura. È una sfida alla quale credo molto e continueremo in questa direzione. Un'ultima cosa, ce la consenti, se vuoi fare gli auguri in diretta Facebook agli ascoltatori di Radio Antena 3. Assolutamente, un augurio a tutti gli ascoltatori, a tutti i pesaresi. Viviamo ancora tempi difficili, però dobbiamo non solo guardare al futuro sempre in maniera positiva, ma credere anche molto nelle nostre potenzialità. Questo vale per ognuno di noi, ma vale anche per la nostra città. Grazie. Su Radio Antena 3 partiamo da Antonello. Allora, un nuovo evento, il Natale Pesaro nel cuore, un'accensione dell'albero più luminoso d'Europa, se non sbaglio d'Italia, adesso non è sicuramente d'Europa, però basso impatto ambientale, quindi questo dobbiamo ricordare. È un evento eventualmente che dobbiamo dire è un fiore all'occhiello per le festività natalizie. Quarto anno di Pesaro nel cuore, un'idea che avevo io insieme a Giorgio Montanari da Pesaro Parcheggi, proprio per richiamare più persone, la nostra città e i nostri turisti, e abbiamo dato avvio ad una serie di iniziative di tutto il territorio provinciale, 44 giorni di eventi, più di 100 eventi che illumineranno la piazza, la nostra piazza magica, che verrà poi postata su Facebook e farà parlare di sé in tutta Italia. È un grande orgoglio di una città che si vede come è cambiata nel tempo, e oggi la nostra piazza piena merita di iniziare il Natale, un modo per vivere la città, una città meravigliosa come Pesaro. Tutto ciò è anche possibile grazie al supporto e all'apporto di Pesaro Parcheggi. Sì, noi dobbiamo dire grazie all'amministrazione per averci dato fiducia. Crediamo comunque in questi 4 anni di aver fatto sempre un qualcosa che ha rotto col passato, perché questa è un'iniziativa molto impegnativa. Il nostro slogan, come dico sempre, è quello di stupire e emozionare. Credo che anche l'apertura e l'accensione di oggi abbia emozionato la gente, perché è stata veramente spettacolare. Quindi se continua questa collaborazione, noi siamo orgogliosi perché ci mettiamo l'anima in questa manifestazione.